Se penso che per avere una tale mietitura, in tempi passati, dovevo attendere le guerre, posso ritenermi pienamente soddisfatto. Ormai venite a me in ogni momento e da ogni dove, il numero è sempre più alto e ci sono momenti in cui devo fare gli straordinari. Ma non pensate neanche per un istante che io sia felice, io sono la morte, non sono un assassino. Io accolgo chi perde la vita, ma non faccio premura a nessuno di voi, siete voi che vi state affrettando come mai prima d'ora tra le mie braccia. Io sono imparziale e paziente, perché so benissimo che ogni essere umano, prima o poi, verrà da me. Per questo non ho fretta, io. Ma voi? Mi sembra che negli ultimi tempi abbiate una fretta infernale nel fare la mia conoscenza, vi affollate e vi accalcate alle porte della mia dimora come ai tempi della peste bubbonica, ma oggi è peggio. A quei tempi eravate molti di meno, e la peste era un flagello che mieteva vittime solo in Europa. Adesso invece mi state raggiungendo dai quattro angoli del mondo. Ma cosa state facendo? Non vi piace più la vita? Non vi trovate più così bene, nel mondo dei vivi, da dover affrettare in questo modo il vostro trapasso? Io non ho mai avuto pietà o pena per i vecchi, perché loro hanno trascorso, nel bene o nel male, la loro vita. Ma per i giovani è diverso, anche io, che sono la morte, ho delle perplessità e dei problemi morali nell'accoglierli in questo luogo. Ma cosa state facendo? State distruggendo la vostra stessa eredità, i vostri stessi figli. Il vostro stesso ricordo. Non ho mai visto da quando esisto un tale abominio. Io che ne ho viste di cose da fare accapponare la pelle, ma questo che vedo oggi. Non riesco a comprenderlo, genitori che conducono i propri figli al macello. Mai ho visto tale abominio. Mai pensavo di giungere ad accorgermi che esiste qualcosa di peggiore della morte in questo universo, eppure è così. E questa cosa si chiama scienza senza coscienza.